Buongiorno ragazzi. Allora, un secondo che verifico. Ok, perfetto. Questo è quello che vedo io. Bene. Buongiorno a tutti. Aspetto un attimino che ci siano un po' di interazioni. Mi fate sapere se tutto funziona, se si vede bene, se l'audio c'è. E io poi vado avanti con gli errori da evitare. Se mi lasciate un commento, Max si vede, mi raccomando lasciate like sul video. Vediamo un po', un attimo che io non riesco a vedere mai i commenti. Nel frattempo vi saluto, vi auguro una buona giornata. Vedete che ci sono quattro persone in diretta. Se mi lasciate un commento sotto, Max si sente bene, Max si vede bene, io procedo. Poi chi non è in diretta se lo guarderà tranquillamente dopo. Vediamo un po'. Ciao Max, devo fare le spedizioni. Ok, perfetto. Mi date conferma se si sente bene? Grazie Nello, grazie Giuditta. Vediamo un attimino i problemi della diretta. Ok. Oh, vediamo un attimino. Sei, ci sono persone. Ciao Max, ciao Diego. Ciao Diego. Lasciatemi per favore un commento che dà conferma che tutto si sente. Perfetto, grazie Giuditta. Perfetto. Ok, è da un po' che non facevo una live, eh? E questo è una pecca. Ok, adesso riprendiamo pian piano. Ok, oggi andiamo a parlare degli errori da evitare. Piccola premessa, sta capitando spesso di incontrare situazioni di aziende che sono sui vei da molti anni, vale a dire 10, 5, comunque, che hanno un bel po' di esperienze, hanno fatto un bel po' di spedizioni. Lo storico è sempre lo stesso, grandi numeri, poi a un certo punto 2008, 2012, quelli sono i due punti nevralgici della piattaforma, grande calo, ok? Grande calo e spesso e volentieri l'unica soluzione che si trova per poter andare a ovviare a questo problema è abbassare i prezzi, confrontando la concorrenza. Questo con l'andare del tempo può andare, cioè in fase iniziale può andare bene. Vi renderete conto, sì, va bene, funziona, vendo, questo e quest'altro. Poi con il tempo i margini si iniziano a sottigliare così tanto che non te ne rendi conto e purtroppo arriva a un certo punto dove hai un bivio. Il bivio è trovo una soluzione a questo problema perché diventa un problema dover inseguire la guerra dei poveri o salto. Sappiate che molte aziende con questa logica su eBay sono saltate, tantissime, ok? Mentre altre sono riuscite a riprendersi. Ci sono molte situazioni che mi stanno capitando che rispecchiano questo andamento, nel senso che aziende che mi contattano, che faccio consulenza, dove la situazione è veramente insostenibile. Mi ricordo di 2 anni fa che quello fu proprio l'inizio di questo andamento, dove un'azienda molto grossa, una ferramenta, ferramenta fortissima su eBay, disse: io ho 5 dipendenti, se vado avanti così salto, mi do tempo 6 mesi. Alla fine, riviste le logiche, il suo atteggiamento nell'andare a modificare i prezzi, in base a ciò che faceva la concorrenza è cambiato e l'azienda non è più saltata. E questo è molto positivo. La cosa da dire è che questo è un atteggiamento completamente da evitare. Il consiglio che vi do è quello che nel momento in cui iniziate a vedere che siete costretti ad abbassare i prezzi per vendere, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Che il vostro ragionamento di intraprendere il mondo delle vendite online su eBay sta facendo acqua, ok? E questo è un atteggiamento da dover assolutamente cambiare. Lo stesso atteggiamento è sbagliato nel momento in cui pensate di entrare con eBay e fare vendo perché ho i prezzi molto concorrenziali. Se
Sappiate che in una situazione simile arriva uno più forte di voi con più capitale, vi distrugge. Di conseguenza vi troverete in una fase dove, bello, tutto bello e fantastico, cavolo, ho fermato le mie vendite. Ok? Sì, si vende di più abbassando i prezzi. È normale, sbaccate i prezzi e di conseguenza vendete di più. Però poi, ragazzi, dovete fare i calcoli con ciò che avete dietro. Se parliamo di pizze e fichi, vabbè, ragazzi, cioè, ok, d'accordo, non sei un'azienda, stai incominciando adesso e lo fai per gioco, e ti tiri qualche soldino a casa, vabbè, ci sta, ok? Anche se è sbagliato, perché alla fine, perché deve rimanerti il 2% mentre potresti farti rimanere il 10%? Se è così, vabbè, non ci faccio nemmeno caso. Prima o poi fai la tua esperienza e rendi conto che non è questa la logica sbagliata. Ma se sei un'azienda, no. Questo è un ragionamento completamente da evitare. Questo perché, come ripeto, con l'andare del tempo, questo margine si assottiglia sempre di più. I costi di gestione rispetto al 2008 sono cambiati rispetto adesso. Cioè, nel 2008, tutte le parti che eBay integrava facevano, erano dentro. Poi eBay man mano ha disperso tutte le terze parti, cioè ha fatto in modo di avere terze parti come dove appoggiare le immagini, anche se adesso le immagini sono gratuite, però se vuoi appoggiare delle immagini dentro, devi avere un hosting. Tante cose sono cambiate e i costi di gestione rispetto a molti anni fa sono completamente cambiati. Anche se le spedizioni si sono abbassate, però nello stesso tempo si sono abbassate, ma i margini si sono abbassati, perciò con l'andare del tempo si farà sempre di più la guerra dei poveri. E nel momento in cui, ragazzi, accade questo, dovete tirare l'allarme, vi dovete rendere conto che c'è qualcosa che non va. Ok? Questo è un consiglio che vi do. Non è importante alla fine vedere tanti feedback, vedere che fate tante vendite. L'importante è vedere il bilancio aziendale, l'importante è vedere che quello che state facendo, tiriamo una somma, una riga a 6 mesi, sia positivo, perché è inutile. Non facciamo come me 12 anni fa, anzi 13 anni fa, bazzarissimo, incomincio, faccio figata, benissimo, vendo dropshipping, poi alla fine zero in tasca. Era bello. Non siamo, lo potete fare. A me non me ne frega niente, ma qua dentro cerco anche di dare delle informazioni utili per tutti, ok? In maniera che non si fanno gli errori. Quando vi trovate in questa situazione, ragazzi, è solamente un fuoco di paglia, durerà poco, ok? Come ad esempio saltare da un prodotto all'altro cercando il prodotto di tendenza. Ma quanto dura? Quanto volete che possa durare sta cosa? Iniziate a ragionare da imprenditori, crearvi la vostra nicchia. Crearvi il vostro settore merceologico specifico con il quale potete addirittura vendere addirittura più alti rispetto agli altri. Ci sono ragazzi all'interno di Masterclass che stanno vendendo dei prodotti che gli altri stanno sbaccando, mentre loro non lo fanno. Perché ci si seguono delle logiche ben precise. Ricordatevi che siamo dentro un e-commerce. Non è un e-commerce eBay. Perciò se le logiche dell'e-commerce non vengono conosciute, non è che si possono fare grandi miracoli. Allora, l'unica cosa che vi rimane a disposizione per poter diventare bravi è avere un prezzo molto basso. Ma prima o poi questo gioco finisce. Prima o poi arriverete nella situazione in cui vi renderete conto che questo non può più andare avanti. C'è gente anche che con l'andare del tempo ha creato un magazzino che non riesce più a smaltirlo perché la concorrenza sta abbassando così tanto i prezzi. Buona ragazzi, fate fuori quei pezzi, mandate poi su altre logiche, non continuate a fare questa guerra, perché vi fate male, vi fate veramente male. Poi i fornitori sono da pagare, poi le spedizioni sono da pagare, le tasse sono da pagare. Ok? E se a causa di queste logiche vi mangiate qualche cosa da qualche parte, vi fate veramente male. Oggi ho sentito anche un ragazzo che è nella stessa situazione, nel senso che è in una situazione dove ha continuato a seguire le logiche dell'abbassamento dei prezzi e giustamente è arrivato a un certo punto dove deve trovare una soluzione, ok? È sbagliatissimo. Certo, bisogna essere allineati. Io dico sempre, se riesci a vendere di più, bene, vuol dire che stai facendo un buon lavoro, ok? Grazie a determinate cose. Se riesci a vendere nel medio, bene,
Quello è ottimale, perfetto, cioè nel senso è il minimo che possiamo fare. Nel momento in cui inizi a vedere che sei costretto a vendere solo abbassando i prezzi o attuando delle strategie di sconto, solo grazie allo sconto vendi, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, ok? Questo è un consiglio che vi do, perché sennò poi vi trovate veramente in situazioni dove non potete più uscirne, ok? Bene, questa è una cosa che volevo dire perché per me è fondamentale. Esistono tanti metodi per poter vendere su eBay in maniera corretta. L'importante è che ragionate sempre da mentalità di e-commerce, ok? Un e-commerce che parte e fa ad esempio un lancio può fare anche il lancio basato su un abbassamento dei prezzi, ma poi si deve livellare. Deve per forza fare dei margini per poter mantenere una struttura che va avanti. Perché per poter tirare su un e-commerce bisogna fare determinati investimenti. Non puoi dire, ok, facciamo un esempio stupido, vado con un e-commerce, faccio delle campagne AdWords e sono molto aggressivo con il prezzo. Ci sta, fai lead generation in fase iniziale, cioè vale a dire cerchi di acquisire clienti, ok? In maniera molto più veloce rispetto a un livello medio di prezzo. Bene, ma sappi che quella politica prima o poi deve comunque livellarsi. In fase iniziale acquisisco clienti, ma poi mi devo livellare con cosa? Con una strategia che può essere siamo i più bravi nelle spedizioni, siamo qui, siamo là, il nostro prodotto è migliore. Sono cose che poi sempre devo giustificare, devo studiare sempre qualcosa che sì, vabbè, ok, spedizione gratuita la fanno tutti perché sei migliore. E questo e quest'altro. Perciò, a livello aziendale, un'azienda che vuole entrare vendere online, specialmente in e-commerce, deve fare questi tipi di ragionamenti. Voi siete degli imprenditori e dovete ragionare allo stesso modo. Ripeto, se poi siamo pizza e fichi, vabbè, ok, Max sta dicendo delle cazzate. Se invece in realtà abbiamo una struttura dietro, abbiamo un negozio di ricambi, ok? Ricambi auto, entriamo su eBay, facciamo la politica dell'abbassamento dei prezzi. Sì, ma io ho un negozio di ricambio, ho un banco, ho delle persone che devo gestire, che devo pagare. E prima o poi la politica di eBay può andare bene se io mi faccio soltanto una rotazione, smaltimento di prodotti e recupero quello che ho perso perché questi prodotti non riesco più a vendere al banco, ci sta. Ma se volete fare margini, questa logica è sbagliata. Ok? Fondamentale. State molto attenti a questo perché si salta. Ok. Ma chiuso questo argomento, volevo parlarvi anche di una cosa diversa, che sta, diciamo, si avvicina sempre a questo ragionamento. La partenza di un e-commerce, non di un e-commerce, di un'attività su eBay. Ok. Molti mi contattano, mi dicono, Max, io vorrei partire, sono molto competitivo. Addirittura ho i prezzi più bassi degli altri. Quando mi dicono questa cosa, io dico, guarda, che la logica non è corretta. Sempre per lo stesso motivo. Arriva più uno più forte di te fra un anno, tu sei nella merda. E cosa fai? Vai a cercare un altro fornitore ancora con i prezzi più bassi, fai sempre margine più basso. Le strutture, le attività che partono su eBay devono avere un programma da qui a 6 mesi, io dico il minimo, sarebbe meglio un anno. Da qui a 6 mesi devono tirar su dei profitti. Devono tirar su una struttura che si possa mantenere. Non puoi pensare di entro con il prezzo più basso. È una politica che prima o poi salta, per qualsiasi motivo. Salta il fornitore, salta quello, salta quell'altro. Non sei più competitivo con i prezzi delle spedizioni e tutte le tue logiche vanno a saltarsi. Vanno a saltare. Quello che conta è creare un'attività che sia indipendente da queste logiche, ok? E per fare questo, quello che conviene fare è iniziare a studiarsi una propria nicchia, iniziare a specializzarsi in qualcosa e dare del valore aggiunto a quel qualcosa. Vendo pezzi di ricambio, vabbè, ci sta, li vendono anche gli altri, mi specializzo in qualcosa e do un servizio, do tante logiche dietro che sono importanti per seguire, perché se alla fine fossimo tutti uguali, chi venderebbe di più? Solo chi ha il prezzo più basso e se andate su internet non è così. Se andate su Google cercate, non è così. Molte volte ci sono dei negozi online
che vendono bene a un prezzo più alto rispetto agli altri solo perché sono ben posizionati, anche perché si presentano in modo differente, anche perché, ma non è la grafica che fa la differenza, attenzione ragazzi, e si presentano con una comunicazione differente. Queste sono le logiche che a lungo termine portano a consolidare un'attività, un'azienda. Le altre le vanno a distruggere. Non portano margine, non portano fatturato. Ripeto, se vogliamo fare sul serio. Ok? Bene. Vedevo poi anche, cambio argomento, vedo anche spesso sul gruppo domande inerenti al feedback. Ok? Parliamo di questi due argomenti oggi. Il primo, non fatevi del male. Detto così, ok? E il secondo, e parliamo di feedback. Un errore che molti affrontano, diciamo così, perché è un errore che sì, gli arriva davanti, è ritenere che sia importante ricevere i feedback. Se tutto va bene, ricevere i feedback te ne deve fregare più di tanto. Se i clienti non te lo lasciano, te ne deve fregare più di tanto, perché l'importante è fatturare, l'obiettivo è quello. Poi se pensi che ricevere feedback ti fa fico, ti fa bello, è questo che ti fa vendere, no, non è questo che ti fa vendere, ok? Sappiate che ci sono delle credenze popolari che dicono che se non hai 1000 feedback, non hai 100, non hai 5000, non vendi. Non è quello. Ci sono attività che partono da zero e fanno subito dei numeri senza avere dei feedback. I feedback sono importanti solo nel momento in cui tu devi avere un bilanciamento del DSR. Vale a dire, il tuo DSR è stato danneggiato da spedizione in ritardo perché hai spedito tardi, perché hai fatto questo e quest'altro, a quel punto devi ricevere più feedback possibili per bilanciare il DSR. Ma se questo non accade, se questo non è il tuo problema, fregatene. Ok? Se invece vogliamo parlare di poter aumentare il numero di feedback perché voglio avere più feedback, perché devo andare a recuperare il DSR, a quel punto delle tecniche esistono. Ad esempio, molti parlano del fogliettino, ci sta il fogliettino dentro, però ragazzi, fare un fogliettino non è che io faccio due righe e mi aspetto che le persone, oh grazie, ora ti lascio il feedback. Anche la comunicazione nel fogliettino è fondamentale. È fondamentale questa cosa, ragazzi, ripeto, non è che perché siete su eBay e pagate un canone, tutte le logiche che voi attuate sono logiche semplici e tutte devono funzionare. C'è gente che si studia il copy solamente per vendere un prodotto. Ci sono e-commerce che hanno gente che scrive i testi, ok? Per rendere il testo più persuasivo. Voi non ve ne rendete conto, ma ci sono dei siti addirittura che usano il PNL, vale a dire programmazione neurolinguistica sotto, per convincere le persone ad acquistare, ma le persone non se ne rendono nemmeno conto. C'è tecniche di headline, vale a dire titoli persuasivi. Ci sono tantissime cose. Perciò mettere un fogliettino e dire lasciami feedback, ti prego, perché sennò non è che dici, io l'ho fatto e non funziona. Molto probabilmente non l'hai fatto nel modo corretto, perché farlo nel modo corretto, minimo devi fare il test. Esempio, metti il fogliettino e vedi dal momento in cui metti quel fogliettino se il numero di feedback aumenta. Ti vai a vedere precedentemente, ho una media di 50 vendite, faccio l'esempio, mi rilasciano 10 feedback, ok? Metto il fogliettino, ok, questo mese mi aspetto ancora le 50 vendite, quanti feedback ho ricevuto? 10, 12, 20. Ha funzionato per un 10% in più. Posso andare a migliorare? Cambio il testo, cerco di rendere un testo più persuasivo, con delle immagini. Non utilizzate scritte rosse, cubitali, testi cubitali, maiuscolo, scritte rosse. No, ragazzi, cercate di... Perché devo lasciarti un feedback io? Tu cosa mi dai in cambio? Questo è il ragionamento che dovete fare. Sappiate che le persone, nel momento in cui hanno acquistato, hanno esaudito un proprio desiderio, ma nel momento in cui hanno tirato fuori i soldi, hanno perso. Hanno perso, nel senso che hanno dato qualcosa in cambio per avere questo desiderio, ma fino a quando non ricevono l'oggetto, questo desiderio non viene esaudito. Quando l'oggetto viene ricevuto, il desiderio è esaudito, perciò il ciclo è finito. Perché devo lasciarti un feedback? Perché? Non c'è. Sì, mi voglio far figo anche io, voglio far vedere che faccio tanti acquisti, ok, te lo lascio. Ma a quel punto,
visto che la logica è conclusa, ho perso alla fine, cioè, scusate, ho ottenuto la mia ricompensa, ho ricevuto il mio oggetto, devo spingere il cliente a fare in modo di lasciarmi il feedback, non costringendolo, non spiegandogli, guarda che se non lasci feedback me ne frega più di tanto a me di lasciarti il feedback, se sono cavoli tuoi, dammi qualcosa in cambio, dammi uno sconto, ad esempio, ok? Vieni sul mio sito, ad esempio. Ci sono tante cose da dover mettere in considerazione, ma ripeto, ma non perché hai fatto il fogliettino non ti sta dando risultati, vuol dire che il fogliettino è sbagliato, perché i risultati si ottengono. Ci sono casi in cui, grazie a questo sistema, i feedback aumentano del 35-40%. Sicuramente non avremo il 100%, quello scordatevelo. Si potrà assestare in circa dal 60% al 70%, ok? Se già ottenete il 70%, bene, fantastico, non c'è nemmeno bisogno del fogliettino. Se a caso non lo ricevete, dovete fare delle azioni correttive, che sono ad esempio queste. Ripeto, non è importante ricevere il feedback. Se volete però fare tutto a regola, il fogliettino serve. Può darvi veramente una mano. E mi raccomando, la comunicazione. Queste sono le due cose che volevo dirvi oggi, ok? Poi vedo molti che parlano di motori, di strumenti, Jungle Scout. Non siamo su Amazon, ok? Non si cerca di, almeno la mia logica è quella di dire: è inutile che cercate il prodotto di tendenza, prima o poi finisce. Non potete sempre rincorrere i prodotti di tendenza, ragazzi, che business fate? Ok? Questo è il mio punto di vista. Poi mi dici, Max, sta dicendo una cazzata. Posso essere anche d'accordo con voi, però io penso sempre al fatto che l'obiettivo è quello di creare un'attività su eBay che possa aiutare la propria attività fisica, addirittura con il tempo farla diventare primaria e la fisica addirittura inizia a scendere. Quest'anno hanno avuto due aziende che hanno chiuso Serranda proprio perché cioè, il mondo dell'online sta dando grandi numeri. O, per esempio, situazioni dove state facendo qualcosa così tanto per farlo, va bene, ci sta, però non mi parlate di imprenditori, non mi parlate di gente che vuole fare numeri, ma non perché io sono il genio o il guru. Perché l'esperienza, perché ho 47 anni e perché aziende ne ho viste tante passare davanti ai miei occhi. E ci sono molte aziende molti ragazzi che sono in masterclass, che sono aziende anche loro, e si fa sul serio, ok? Sono aziende che pagano le riba, che pagano le tasse, e che fanno determinati meccanismi e hanno una famiglia, e hanno i dipendenti da dover pagare. Allora, quando si parla di azienda e volete fare gli imprenditori, siate azienda. Se non lo siete, non parliamo di azienda. Parliamo di pizza e fichi. Ok? Bene. Perciò non vi potete mettere allo stesso livello. Mettiamola così, senza offesa. Ci sono vari canali. C'è chi è partito all'inizio, come Franky Pannullo, come Cassese, come tantissimi altri che sono partiti da zero, senza partita IVA, fatti i test, bene, ora hanno un'azienda. Ok? L'obiettivo è quello di diventare qualcosa, ma non si può diventare qualcosa se pensi sempre da pizza e fichi. Okay, bisogna avere anche una certa mentalità. Ok, questo era un attimino i tre ragionamenti che volevo fare con voi, gli errori da evitare, ok? Mi raccomando, il primo per me, anche perché poi nel momento in cui mi trovo davanti a imprenditori che sono in quella situazione, io mi sento veramente, mi crollano le braccia, cioè mi sento una responsabilità molto alta sulle spalle. Cosa che mi fa anche piacere perché poi alla fine quelli che si sono trovati in questa situazione alla fine si sono sempre risollevati, grazie alla masterclass, grazie al corso e questo e quest'altro. Però mi rendo conto che queste cose si possono anche evitare. Si può prevenire la cosa prima e questo è il consiglio che vi do, prevenite questa situazione. Ripeto, quando vedete che state abbassando i prezzi per vendere, accendete, tirate l'emergenza. Qua, l'emergenza paracadute è qua, tiratela, a quel punto sappiate che dovete trovare una soluzione, ok? È meglio poi in qualche situazione fermarsi un attimino, ragazzi, e lavorare a blocchi, come dico sempre io. Se ho un catalogo enorme, sto sbaccando i prezzi, cerchiamo di lavorare su questi 10 prodotti. Non ragioniamo più con lo sbaccamento dei prezzi, facciamo un test, verifichiamo come va. E poi a quel punto, quando ho ottenuto i risultati, capiamo
capisco che la cosa si può fare, inizio a duplicare questi risultati su tutto il catalogo. E abbiate tempo e pazienza, perché fare le cose in fretta, cambio la virgola e vendo, non è così. C'è niente da fare, ragazzi. Ripeto, se si vuole ragionare da imprenditori, ok. Vedo qualche domanda, rispondo, intanto faccio i saluti a tutti perché i commenti io li vedo dopo, ok? Purtroppo li vedo, ne vedo pochi in questo momento, però in realtà credo che siano molti, molti di più perché me li nasconde. Sì, sono, vabbè, vedo, non li vedo tutti. Vabbè, vedo di rispondere ai commenti che c'è. Prova a vedere dal telefono, ragazzi, perché mi sa che dal telefono riesco a vedere i commenti, perché ho visto che ce n'erano un po'. Così vi do qualche risposta ai commenti. Nel frattempo, per chi è in 6 ore, so che siamo arrivati al terzo modulo, tra un po' si aprirà al quarto, e al quarto ci sarà un altro riassunto, altre conclusioni. Mi raccomando, ora la chat funziona, perciò andate avanti anche con la chat. Ok. Allora, vedo Antonio Rossetti, ok, che mi ha fatto 3 domande. Una domanda: sono da poco su eBay, ho anche un e-commerce, voglio sapere se funziona la funzione di percentuale su eBay. Cosa vuol dire? Forse sponsorizzate? Se sono sponsorizzate, certo, le sponsorizzate funzionano. Funziona, ma io le sconsiglio, ok? Le sconsiglio se non c'è una strategia dietro le sponsorizzate, perché sennò si va anche là all'abbassamento dei prezzi in maniera non visiva, perché effettivamente tu spingi il tuo prodotto per essere nelle prime pagine, visto che si va in asta. Chi è più alto, chi è più alto, cioè chi è più basso di prezzo, è più alto perché offre più percentuali eBay, e alla fine quello è anche sbaccamento di prezzi, cioè è la guerra dei poveri. Non è questo il ragionamento. Se si usa una strategia ben precisa con le sponsorizzate funzionano, ok? Se è questo, ok? Mi raccomando, ragazzi, lasciate like, mi raccomando, diamo vita a questo post, a questo video, mi raccomando, i cuoricini anche se vi capita. Ok. Cosmo Bici, quando è corso 6 ore? Il corso 6 ore dovrebbe essere anticipazioni, avevo visto il calendario l'altro giorno, dovrebbe essere o la prima o la seconda settimana di marzo. Ok, la riapertura. Ci sono anche delle novità per il corso 6 ore perché lo stiamo sistemando, la struttura è cambiata. Ok, un consiglio per far diventare una mia inserzione più rilevante. È un consiglio, Rinaldo Totera. Non è un consiglio, non è. Parliamo da imprenditori, ok? Parliamo da persone che hanno studiato gli e-commerce, che sono diventati e-commerce manager, questo e quest'altro, ti diranno se vuoi fare in modo che il tuo prodotto si faccia trovare, ci vuole un buon SEO, ci vuole una buona pubblicità, ci vuole una strategia di Facebook Ad con un. Non è così, cioè, nel senso, ti posso dire che non posso basare il consiglio, darti un consiglio e posso dirti, ok, ottimizza il titolo e tu mi dirai, e come faccio a ottimizzare il titolo? Ragazzi. Non è assolutamente semplice ottimizzare il titolo, ok? C'è gente che Masterclass è fatto in totale 18 ore di formazione, ok? Ma non ti dico che devi farti il corso, ma ti dico che costruire un titolo performante non si risolve in 2 minuti, ok? Il consiglio è, ok, cerca di vedere quali sono le keyword più importanti, prima di tutto. Preoccupati bene della fotografia, che sia la fotografia fatta bene, che attiri attenzione. Fai in modo che la descrizione sia coerente con quello che dici, sia nel titolo che nella foto. Questi sono i consigli che ti posso dare. Non fare la guerra dei poveri e
l'altro consiglio che posso darti, così veloce, quando superi i 150 euro di volume, di valore del prezzo, metti la proposta. Buona, stop. Questi sono i consigli diretti, ok? Non vedo gli altri commenti, boh, non capisco. Va bene, comunque, nessun problema. Cos'altro volevo dire? C'era un'altra cosa che volevo dirvi, ma adesso in questo momento non mi viene in mente. Ciao Alessandro. Ostia, mi è andato via la cosa qua. Va bene, io a questo punto. Se non ci sono altre domande, perché sicuramente arriveranno dopo, ma io purtroppo non. Eccole qua, aspettate un attimo, vediamo un po' se riesco a vedere. Ciao Alessandro, sì, confermo, secondo me manca qualche nuovo strumento su eBay. Ad esempio, dovevano. Allora, mettiamo l'esempio che hanno fatto la nuova console, ottimo strumento, ok? Questo è il mio punto di vista, funziona bene. Parlo della console. Poi hanno inventato queste cose che fa vedere le prestazioni delle inserzioni, queste le devi ottimizzare, sono grandissime stupidate quelle. Cioè, più che altro, bello, molto luminoso, molto, però alla fine se vai a vedere i dati non sono coerenti perché vanno a prenderti l'insieme della categoria. Tu hai una sottocategoria, devono darti soltanto il dato di quella categoria. E poi spesso e volentieri vengono fatti dei paragoni rispetto al mercato che in fin dei conti non sono automercato, perciò bello, ma potevano quello veramente ottimizzarlo. Questo era quello che secondo me doveva essere migliorato e più che altro non doveva essere mio punto di vista, poi qualcuno dirà no, guarda, c'è anche qualcuno di eBay qua dentro nel gruppo, perciò mi dirà stai dicendo una cazzata, però questo è il mio punto di vista. È solamente fumo agli occhi quel report. Non è effettivamente quello che veramente accade. Quello che veramente accade è quello che tu estrapoli dai dati. Anche se alcune volte in Masterclass ci siamo resi conto che il tasso di conversione rispetto al click-through non coincide. Quello, boh, i fattori sono tanti. Sembra che in fin dei conti lui vada a prendere anche i dati delle inserzioni chiuse che hanno ottenuto le vendite. Perciò, però, la console per me. Funziona bene se la si sa analizzare nel modo corretto. Ok. Poi fare a mano, secondo me, è la cosa migliore che si può fare. Sappiate che esistono tanti software in giro, specialmente negli Stati Uniti, che fanno la SEO di eBay. E purtroppo l'algoritmo si muove. Ok. E questi software funzionano bene per 6 mesi, 20 giorni. Poi l'algoritmo si muove e questi software vanno in palla, non riescono più, tanto per dire. Qualche strumento che c'è in giro. Poi per il resto, Alessandro, spero che eBay vada a migliorare la console dei venditori in tutto e per tutto. Ad esempio, hanno fatto le cose che per me non sono corrette, andare a togliere la messaggistica che la potevi modificare. Quello era uno strumento fantastico a livello di comunicazione, ma mi rendo conto anche che per eBay può essere anche uno strumento di evasione di tariffe. Perciò può essere, ok? Vabbè, sappiamo entrambi che si può fare di meglio e purtroppo eBay è un bradipo, si muove lentamente, ci arriva, ma eBay non è Amazon, mi raccomando, ragazzi, sono due canali completamente differenti. Vedo la domanda di Fabio Zambelloni, ciao, ma per chi usa PrestaShop con plugin per importare su eBay è molto negativo? Allora, io l'ho detto molte volte, lo ripeto anche qua a te, Fabio. Google ha un suo motore di ricerca, ok? E predilige dei prodotti che abbiano dei titoli fatti in un determinato modo, ok? Tanto che Google dice, se mi metti troppi titoli troppo lunghi, a me non piacciono. Le logiche di eBay sono di avere un titolo molto lungo, quasi sono 80 caratteri, e più il titolo è completo e forte, più diventa rilevante. Perciò sono due logiche differenti. Quello che ti consiglio è utilizzare il plugin solamente come si dice, per le giacenze, per la gestione delle quantità. Però, ad esempio, se tu utilizzi il tuo e-commerce e vuoi lanciare su eBay, ti consiglio di creare
creare il tuo prodotto per Google e lanciare poi da quello un titolo performante per eBay. Allora sì, così hai gestione delle quantità, titoli differenti. Allora a quel punto il plugin è ottimizzato e lavori bene anche su eBay. Ci sono moltissime aziende che partono su, certo anche il SEO, ovvio. Ci sono molte aziende che partono, vendono sull'e-commerce, poi partono su eBay, fanno integrazione con il plugin e lanciano. E non ottengono gli stessi risultati che otterrebbero facendole a mano, cioè vale a dire studiando il titolo anche per eBay, perché eBay ha delle logiche completamente differenti. Ok. Spero di averti risposto. Allora, Domenico Vanacore. Causa trasloco non ho potuto ricaricare dei prodotti su eBay che erano diventati rilevanti e dunque ho rimosso l'inserzione perché non li ho più disponibili. Ricaricando nel magazzino, una volta disponibili, diventano di nuovo rilevanti? No. Però, c'è da dire questo, che in alcune situazioni potrebbero mantenere la rilevanza. Dipende dal settore merceologico e dalla frequenza delle vendite. Ma il consiglio che io do di default, perché ogni categoria merceologica ha il suo movimento di algoritmo, ti posso dire che la soluzione migliore è non far mai morire i prodotti. Se tenerti una certa quantità di scorta, perché se sei rilevante continuerai a essere rilevante. La chiudi o selezioni il pulsante che eBay ha messo a disposizione per rendere ancora disponibile il prodotto. Sì, eBay ti dice non lo faccio vedere nel motore di ricerca, ma te lo rendo disponibile in corso, così tu vai a selezionarlo e non lo trovi nei venduti. Però non serve questo, ragazzi. Si continua a diventare rilevanti se si continua a vendere. Nel momento in cui non stai vendendo, non sei più rilevante. Perciò nel momento in cui chiudi, stop. E lo rimetti in vendita, l'algoritmo non gli piace molto questa cosa, nel senso che riparti da zero. Ok? Sempre Vanacore, perdo spesso l'affidabilità top perché spedisco suggerimenti. Allora, perdi perché? Perché hai un problema di ritardo delle spedizioni? Buona, cioè, cambia spedizione, c'è da fare. Perdi, se questo è il motivo, non è che ci sono molte scelte, ok? Però ci sono dei sistemi di posta che sono tracciabili, ok? Non so, adesso io posta 4 non mi ricordo, perché ogni tanto sono anche fuori dal mondo delle nuove poste che escono, anche perché per prodotti piccoli la consiglio, posta 1 se non mi sbaglio è quella tracciata, quella che non tracciata però che comunque dà la garanzia di che eBay possa addirittura farti vincere una controversia perché c'è una firma e cose del genere. Però per le altre, allora, io consiglio sempre di tracciare. Io ero arrivato a un punto dove quando avevo il negozio di libri, ce ne avevo tre, ma quello principale che poi l'ho dato in gestione. Io all'inizio facevo spedizione addirittura con corriere, poi sono passato al piego di libri e là almeno è tracciato. Ok? Poi quando il cliente mi chiedeva posso spendere di meno, gli dicevo di no. Ok? O al massimo gli dicevo va bene, io ti faccio fare la spedizione più bassa, ma non facciamo la transazione tramite eBay perché se non ti arriva io non sono responsabile. Cioè, ragazzi, questo è poco ma sicuro. Poi non vi aspettate che se voi mettete una spedizione bassa, alta e poi, cioè per dire, fate corriere e raccomandata, no, scusatemi, fai tracciata e non tracciata e tu gli dici, se guarda che se però spedisci, prendi col prodotto con la spedizione non tracciata, io sono responsabile, ragazzi, siete responsabili. Il mondo delle vendite online è così. Dal momento in cui voi spedite il pacco, il cliente non riceve il pacco o falsifica il fatto che lui non ha ricevuto il pacco, voi non potete farci niente. Ok? Perciò o dormite o affrontate questi problemi. Le soluzioni sono due, cioè nel senso non avete molta scelta, ok? Cioè io sinceramente se dovessi pensare di continuare a fare basare una mia attività online su prodotti che hanno un costo molto basso, con il quale io mi devo andare a scontrare con delle problematiche di spedizione arrivata, controversie,
Io cambio settore merceologico, pian piano con il tempo mi sposto, cioè perché c'è il rischio con il tempo che ti bloccano un account e se basi la tua attività, il tuo ingresso, cioè il tuo stipendio su un'attività su eBay, che ci sono molte persone che lo fanno, e l'ho fatto anche io per 9 anni, ok? E vuoi ragionare per il futuro, ti devi tutelare da questo futuro. Non puoi dire, ok, vabbè, poi speriamo che non accada. Ragazzi, quando accade che ti bloccano un account perché la tua affidabilità top è andata completamente nella... La so cacchi. La sono veramente cavoli amari, ragazzi. E far risollevare un account non è dall'oggi al domani, ok? Attenzione, cioè ragionate sempre... Io sono un padre di famiglia e faccio sempre i ragionamenti da colui il quale pensa che dietro c'è qualcuno che deve mantenere, ok? Non sono qua, sono impopolare per il fatto che non dico mai entrate su eBay e diventate milionari. Entrate su eBay e vi fate un culo così e se non ragionate bene addirittura ci andate a rimettere, parlandoci chiaro. Perciò i consigli che do sono sempre quelli da chi ha un po' di coscienza e ne ha viste cose davanti a sé e ha visto anche aziende che sono saltate. Ok, spero di averti risposto nel modo corretto. Ciao Danilo Brigatti. Vedo che comunque c'è molta gente, il gruppo sta crescendo, sono molto contento, c'è gente che fa numeri e questo mi fa piacere perché comunque sono convinto e sono certo che anche da quello che vedo il gruppo sta sempre aumentando le proprie skill, sta diventando un gruppo che un anno fa era il gruppo dove si domandava come rilascio il feedback. Ora è un gruppo molto più su cose spesso e volentieri anche tecniche e spesso e volentieri anche che sono d'aiuto per gli altri. Bon, spero di aver risposto a tutti. Se c'è qualche altra domanda, bene, se no io penso di poter chiudere. In questo momento vedo che siamo in 25. E mi fa molto piacere, poi il video sicuramente verrà visto da altri. Una piccola info per chi è all'interno del corso 6 ore. So che abbiamo avuto problemi con la chat. All'interno del corso 6 ore c'è una chat sotto, ok? Ora la chat è stata ripristinata, perciò continuate a scrivere nei vari moduli sulla chat che c'è sotto. Non abbiate fretta, mi raccomando, seguitevi i moduli e iniziate a vedere di applicare le cose sempre a blocchi, mi raccomando. Poi comunque alla fine del corso entreremo nel gruppo Facebook e faremo le live, inizieremo a analizzare i vari settori, chi siete, cosa fate e quali sono i vostri problemi. Ciao Andrea, bene, era da un po' che non facevo una live. Poi, allora, vediamo Power Speed Andrea. Ciao, vendo migliaia di articoli singoli, venduto e morale. Come posso lavorare sulla rilevanza? E se ho prodotti singoli, non puoi lavorare sulla rilevanza. Però, attenzione, l'algoritmo si muove in due modi, sia per il prodotto singolo che il prodotto multiplo. Solitamente i prodotti singoli sono prodotti, o hai un magazzino con un prodotto singolo, allora, ok, là. È già un po' complicata la cosa, però sì, si può fare. O hai prodotti che vanno nell'antiquariato, perciò là sì che hai i prodotti singoli. Se sei in quella situazione, sappi che l'algoritmo nelle sezioni dove c'è l'usato, mettiamola così, dove c'è l'antiquariato, prodotti singoli, ha delle logiche sue, perciò diventi rilevante quando fai un buon titolo anche se non hai venduto. Ok. Poi non so cosa vendi, perciò non saprei dirti cosa e come, però ti posso dire che nel momento in cui tu hai un prodotto singolo e viene venduto, la rilevanza tu non. Io definisco la rilevanza in due parti, e questo viene spiegato anche bene nel corso 6 ore e anche la masterclass. Rilevanza base è quella che tu ottieni nel momento in cui parti e hai un buon posizionamento, perciò devi capire come andarti a trovare, dove sei posizionato, quali sono le keyword da digitare per capire dove sei posizionato. Ok. E se sono keyword forti, benissimo. E quella è la rilevanza base. Poi l'altro è
La rilevanza top è quelli che invece vengono posizionati bene nella classifica grazie al fatto che sono diventati rilevanti. Sono diventati rilevanti perché all'inizio si sono fatti trovare, hanno incominciato a vendere, hanno mantenuto un numero di vendite elevato e di conseguenza sono nelle prime posizioni. Ok? Benissimo. Non vi aspettate di poter entrare nelle prime posizioni con due keyword. Non ci sono, è ovvio che non ci sei, là ci sono chi sta vendendo, perciò tu non ci sarai mai. Ok? PowerSpeed Andrea, ricambi usati. Ah, ok. Ricambi usati moto. Fantastico, bellissimo settore. C'è Diego Moreu, che lui ha fatto il corso 6 ore, che anche lui fa ricambi usati moto, poi c'è vintage, cose del genere. Devi lavorare con delle logiche di posizionamento, nel senso di fare in modo che il tuo prodotto venga trovato, ok? E non puoi sfruttare la rilevanza top, ok? Devi sfruttare assolutamente quella base. Il consiglio che ti do è nel momento in cui arriva a 90 giorni un tuo prodotto, chiudilo e riaprilo. Questo è l'unico consiglio così, boom, random che ti posso dare. Questo per dare più spinta. Buona. Andrea Di Domenico, ciao Andrea. Purtroppo entro solo ora, mi vedo la replica, dopo c'è la replica. Questo non era un webinar programmato con posti chiusi, ma rimarrà sul gruppo. Ok, perfetto. Ultime due cose importanti. Marzo apertura 6 ore, marzo apertura masterclass. Chiuso questo. Arrivano molte domande su argomenti che esistono già, ragazzi. Ok? E vi parlo di modalità desktop, vale a dire siete su Facebook, sul gruppo e fate delle domande. Ora, ci sono vari modi per trovare una soluzione. Andate nei post che troverete a sinistra, ok? Troverete dov'è così, dice discussioni e cercate. All'interno di queste sezioni ci sono video, c'è gente che mi chiede il video del commercialista, andate in versione desktop e lo troverete, vai in video e vai a trovarti tutti i video che sono stati pubblicati, ce ne sono alcuni vecchi che vi consiglio di andarvi a vedere. Ok, c'è la live con Frankie Pannullo che è molto interessante, c'è due video che avevo fatto su il posizionamento dei prodotti, l'altro su quanto vendere, come programmare i prodotti, c'è la live sul commercialista, ci sono alcune testimonianze di chi ha fatto il corso 6 ore, c'è molta roba, non solo oltre ai video, ma avete anche all'interno della sezione file dei documenti che abbiamo creato io e Carlotta addirittura nel 2018. Le domande frequenti, come inserire un'immagine nella descrizione dell'oggetto, la garanzia, cioè molti fanno la domanda, ma che garanzia è questo e quest'altro? Ci sono delle regole da rispettare. Il riepilogo del webinar e video tenuti da Max, regolamento del gruppo, ok? C'è molta gente che viene bloccata al post perché non rispetta le regole, l'ho già detto, i post che non rispettano le regole vengono cancellati. Quando vedo che c'è un post veramente interessante, che è bello doverlo pubblicare, io se ho tempo scrivo, però ragazzi, se io non ho tempo e qualcuno come si dice, i membri del gruppo che gestiscono il gruppo, come si chiama, non gli amministratori, sono moderatori, che Carlotta Romagnoli e Maria Grazia, no, Maria Rosa. Ma non mi ricordo, ma si incazza. Ok, sa chi è, ok, io ho un po' la memoria dei pesciolini. Loro cancellano questi post, perciò seguite il regolamento del gruppo. Il regolamento del gruppo è molto semplice. La cosa primaria, volete fare un post, mettete l'argomento tra parentesi. Volete parlare calo di vendite? Ho avuto un calo di vendite, porca miseria, eh? Calo di vendite tra parentesi. Non mi hanno rilasciato il feedback. Feedback. Ok, questo serve per poter far arrivare le persone prima a dire: ah, ok, parlano di feedback, mi interessa. Non che invece le persone cosa devono fare? Devono andarsi a leggere tutto il post e dire: ah, parla di feedback, non mi interessa. Questo è l'obiettivo delle parentesi. Ok. E poi c'è, ad esempio, un altro file che parla di grafici. Io adesso sono dentro la sezione file, voi non vedete, però aspetta, vediamo se riesco a farvelo vedere, share. Qua, ok, dovreste vederlo anche voi, ok, facciamo così, ok, vedete, io sono nella sezione file,
Qua ci sono vari file interessanti, le domande frequenti. Le domande frequenti sono veramente interessanti. Ok? Rilevanza algoritmo, i webinar, i vari webinar che ci sono stati, i video, la rilevanza, i feedback, i tips, gli utility, spazio venditori, inserzioni, c'è roba interessante. Perciò andateveli a vedere. Ok? È importante questa cosa. C'è il riepilogo dei webinar, anche se questo non è aggiornato, il regolamento del gruppo, come inserire un'immagine nella descrizione. C'è un tutorial che abbiamo fatto, molto semplice, nulla di complesso, ma almeno sono domande che fate spesso, andatele a cercare. Molte risposte ci sono, ragazzi. Video, ad esempio, non so se voi state vedendo la stessa cosa che vedo io, penso di sì. Qua ci sono i video che sono stati fatti, qui c'è quello con Frankie Pannullo. Qui ci sono varie testimonianze, ci sono altri video, questo ce ne dovrebbe essere, questo è interessantissimo sul DSR, ragazzi, andatevelo a vedere. C'è il video, ce ne sono tanti qua che avevo fatto, questo per me è uno dei più interessanti, anche questo è interessantissimo, ok? Questo parla, c'è il webinar con il commercialista, perciò può essere utile a chi sta incominciando. Poi ci sono varie recensioni di gente che ha fatto corso signore, vabbè, comunque, e comunque sono sempre cose interessanti da andare a vedere. Ok, ragazzi, spero di avervi dato le informazioni corrette. Ora vediamo un attimino quello che si vede. Ok, perfetto. Vedo non vedo altre domande perché comunque purtroppo non le vedo dopo. Ok, perfetto, spero di avervi dato le info. Mi raccomando, utilizzate sempre la sezione video, lasciate like al video, mi raccomando, fatemi vedere i cuoricini. Mi sembra un imbecille, sembra la Lavanna Marchi, però il Facebook ha un suo algoritmo e gli piace quando ci sono i like e le interazioni. Perciò chi gentilmente lascia like e interazioni mi fa un favore. Ok, grazie. Molto gentili. Vedo che ce n'è già uno. Dai, forza, ragazzi, dai, tipo a Vanna Marchi. Dai, dai, ragazzi, dai, spingete, spingete, spingete. Ok, va bene. Ciao Antonio. Antonio è uno che sta scandagliando tutti i miei video e lascia like ovunque. E mi fa molto piacere. È andato a vedersi un casino di video, anche vecchissimi. Mi sa che sei andato all'inizio del gruppo. Ciao Giovanni, da molto che non ti sento. Giovanni è una persona che ha fatto il corso con me. Particolarissimo sul settore. Bravo. Ok. Ciao Dennis, ho visto che ha lasciato like al video. Il prossimo video che andrò a fare, la prossima live, adesso lo organizzo e vi farò sapere anche in anticipo quando andremo a fare. Andremo a parlare del brand, il posizionamento del brand. Ok, vedere un attimino di andare anche a studiare delle logiche che vengono utilizzate sull'e-commerce e poterle andare a utilizzare su eBay e che funziona. Poi avevo anche intenzione di fare una live sulle nicchie di mercato, darvi qualche cenno cos'è una nicchia di mercato, andare anche a capire come poterla sfruttare e utilizzare per il proprio e-commerce. Parlo di eBay, ma comunque per me parliamo sempre di e-commerce. Ok, ciao Simone, ciao Dennis Bettin. Ok, bene, perfetto. Oh, ragazzi, io vi saluto, mi raccomando, lasciate like al video. Io poi questo video lo andrò a pubblicare anche su YouTube. Perciò chi mi sta vedendo su YouTube, iscrivetevi al gruppo. Adesso vi metto il link qua sotto. Ciao ragazzi!